Ci troviamo in compagnia di Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato. Vorremmo chiederle che cosa, insomma, può raccontarci di suo fratello. Chi era Peppino Impastato? Ma diciamo che Peppino Impastato era animato, era un giovane, all'inizio era meno giovane, poi quando è stato ucciso a 30 anni, però animato di quella grande voglia di giustizia, di libertà, che possiamo dire ha dedicato tutta la sua vita a questo impegno dopo che ha capito che la mafia era qualcosa di negativo, dopo che è stato ucciso lo zio Cesare Mansella, che era il capo della cupola, sposato con una sorella di mio padre, e anche mio padre era un mafioso. Ecco, Peppino, da quel momento in poi fa queste scelte e porta avanti il suo impegno, un impegno civile, culturale, ma soprattutto un impegno di rottura. Era una persona normalissima, che amava molto la cultura, studiava intensamente, leggeva e nello stesso tempo si impegnava a svolgere un ruolo anche politico. Era di una profonda carica umana, affettuosa nei confronti soprattutto degli amici, dei suoi compagni di lotta, che aiutava sempre in momenti difficili. Lui era sempre disponibilissimo, ma soprattutto era una persona sincera, era una persona che non aveva mai usato la violenza nei confronti degli altri, ma aveva lottato sempre, scontrandosi anche non lo so, con persone che la pensavano magari diversamente. La sua resistenza era sempre passiva, anche durante gli scontri per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Punta Raisi. C'è stato anche lo scontro con i poliziotti, con i carabinieri, però Peppino non era una persona che andava a cercare lo scontro, che voleva procurare lo scontro, che diciamo, provocava le forze dell'ordine, assolutamente no. È chiaro che si scontrava con loro, chiaramente, per raggiungere obiettivi importanti, però aveva anche grande rispetto malgrado si scontrava con queste persone. Certo, e lei è, come dire, promotore, porta in giro per l'Italia il messaggio di suo fratello e quindi vorremmo insomma sapere in realtà chi è Giovanni Impastato. Ma io sono uno che vado in giro, che diciamo, non so se il mio ruolo è importante, però io vado a raccontare la storia di Peppino. Racconto quello che ho vissuto assieme a lui, racconto la mia esperienza durante il periodo che ho vissuto con Peppino, ma soprattutto quello che è successo dopo, fino ad arrivare ai nostri giorni. E lo racconto ai giovani studenti, perché oggi il messaggio di Peppino è un messaggio di rottura, l'abbiamo detto, di impegno civile e culturale, ma soprattutto un messaggio educativo per i giovani studenti, per le nuove generazioni, dove Peppino era portatore di grandi valori, che sono i valori della resistenza antifascista, sono i valori della disobbedienza civile, i valori della lotta contro i soprussi, contro le sopraffazioni, ma soprattutto contro le ingiustizie. Io penso che una figura del genere vale la pena raccontarla agli studenti, ma nello stesso tempo, però purtroppo dico, Peppino è stato anche mitizzato, è stato mitizzato dal film e da alcune cose che si sono scritte su di lui, però lui era una persona normalissima, molto intelligente, vivace, riflessiva e coraggiosa soprattutto, ed è stato ucciso proprio per questo motivo. Certo. E il messaggio che lei manda oggigiorno nelle scuole, diciamo, nel quale lei si fa promotore, qual è effettivamente poi? Cioè lei ai ragazzi cosa intende trasmettere? Allora io ai ragazzi voglio trasmettere l'intraprendenza, il coraggio, la spregiudicatezza in termini positivi di Peppino, e l'invito a lottare, e l'invito a disubbidire contro le sopraffazioni, l'invito a tenere la testa alta, perché Peppino faceva questo. Don Lorenzo Milani, che è un sacerdote, diceva l'obbedienza è una virtù, e io dico a loro che la disobbedienza civile è un contributo importante per mantenere alti i valori della legalità. Allora, il messaggio di Peppino è quello che bisogna lottare per la legalità, lottare per la legalità e nello stesso tempo disubbidire, nello stesso tempo ribellarsi alle ingiustizie. Ecco, questa è legalità. Certo, ok, Bene, grazie mille. io vado pure.